Quarto d'ora di gioco. Via. Tanto volevo informarvi che su YouTube, tramite la pagina 100, potete trovare in tempo reale lo streaming delle due partite. Grazie a Franco che è venuto come due anni fa a filmarci l'evento, quindi su YouTube scrivete Torneo Speroni e trovate la diretta delle partite dei vostri ragazzi, quindi potete rivederle. Quindi se ringrazio sempre Franco per questo servizio. Ciao Oh, ciao Enio. Ma non siamo in streaming tutto il Bella parata di Silva. Andiamo a sentire delle sensazioni da fuori. Ciao Antonino. Tu ma dove sei? Vado a fare delle interviste. Vai. Vado a fare le interviste. Grande. Allora? Come ti sembra Paolo questo torneo? Si vede a giocare a calcio, un bel piacere vedersi. Bravo, ottima osservazione. Poi però quelli bravi, eh. Devi prendere qualcosa però. Hai ragione. Non esagerare. Dimmi, no! Allora, ho dell'intervista al pubblico. Posso farti un'intervista? Cosa ne pensi di questo torneo dell'organizzazione? Tutto a posto. Dovevamo... Tu sei un tifoso del? Piacenza. Piacenza? No, non sei di... No. Ah, ah. Sono
A dire la verità tutti. Ti hanno indicato tutti. Grazie. Prendete delle birre, ragazzi, dai, fateci lavorare. Ah, boh, perfetto. Andiamo a vedere un attimo nella sezione bar se le cose stanno procedendo bene. Ci conosciamo di vista. Dal cuore. Da? Ah, un plus. In che senso? Cosa ne pensi del torneo? Niente, senza parole. La birra è buona. La birra è abbastanza buona, perché l'hanno presa da un altro e non l'hanno presa da me. Quindi abbastanza buona. Quindi facciamo parlare Virelli, quello che c'ha l'italiano bello scorrevole. Ti stai divertendo? Tanto l'italiano correggiuto. Sì, bellissima giornata. Ma chi sta giocando di là? C'è Parmarigiano? No, di là c'è Parmarigiano, no? Che fa? Comunque, un cancro a tutti. Voi puoi fare il tacchino, Fede. Tacchino. Dai. Tacchino lo facciamo dopo. È finito il torneo. Prendo il capesto, no, c'è ne! Ciao Diego! Ma la Federica c'è ancora? O l'avete già messa in ghiacciaia? È in fase di recupero. Sta preparando Fede per le premiazioni. 6.5 ai grigliatori. Quanto stiamo? Il derby? Quanto è il derby? Siamo ancora in parità su tutti e due i campi. Vabbè, Parmareggiano non sarà mai una partita come le altre, un po' come Birrino Futura, giusto Ficarra? Pensi di portare le gambe giovedì o stai a casa? Guardate Wilmer Braglia come teso, anche se è una partita di 2013, ma lui non lo ha detto. Penso che sia campionato della Serie B. Attenzione, gol viene convalidato. Vantaggio della Reggiana in vantaggio. Vantaggio della Reggiana per 1-0. Abbiamo risultanza dei granatini. Fanno per la telecamera. Ha segnato il numero 10 Manuel Mazzi, opportunista in area di rigore. Ha detto che porta le gambe, ha detto, quindi speriamo.
Quindi aggiorniamo i risultati, la Reggiana in vantaggio per 1-0 sul Parma, mentre sul campo 1 direi che siamo ancora fermi sullo 0-0 se non sbaglio, giusto Mauro? Giusto, Progetto sta giocando alla grande, questa. Ora che ci vorrà della crema per il collo domani. O no? Occhio al Parma, il contropiede numero 9, il tiro fuori di poco, il Parma sfiora il pareggio. Intanto Sogliani con una gabbia tattica, detto il lupo, sta imbrigliando lo Spezia, sì, ma mi hanno detto che Sogliani è quello che non conta niente lì, bravo Mauro, signore e signori, il gufo dell'anno, eccolo qua, l'abbiamo trovato, ho vinto veramente di un tempismo quasi prima il Torino, inarrivabile il Torino, ma questo è peggio del Torino. 1-0 per lo Spezia, saltata la gabbia, adesso bisogna cercare di recuperare i nostri ragazzi di Castelnuovo Sotto. Bellissima iniziativa del numero 16 del Progetto che sfiora il gol del pareggio. Gigi! Azione per il Parma. Sfiora il gol anche il Parma su punizione, ma il risultato rimane per 1-0. Per ora la sfida Capelletti-Agnolini, vede in vantaggio il Capelletti. Caparbio, il numero 13 della Reggia, guadagna una bella punizione. Era per sapere perché. Attenzione, Luca Francia è distrutto, ma stamattina era alle 7:15 dalle gemelle a fare colazione, l'ho visto. Devo lavorare, bomber. Attenzione. Sfiora il gol dello Spezia. Comunque non ho capito se sei te o sono i microfoni. Sì, sono io che riesco a parlare intermittente. Oppure vuole qualcosa perché fa sentire. Thank you.
Spezia ancora molto pericoloso, sta cercando tutte le maniere di chiudere l'incontro, ma il risultato è ancora fermo sull'1-0, quindi c'è ancora delle speranze per i progettini. Ed è finita anche sul campo 1.